Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, bentrovati e soprattutto ben arrivati nel salotto di Anna Story, un altro bellissimo salotto perché stasera ascolterete un'altra storia di quelle che ci fanno vedere la vita nelle sue tante possibilità di scelta, di, di vissuto. Eh, la storia di questa sera, come avrete letto nel nostro post di presentazione, è la storia di Marcello Casoni che eh, eh, ha delle origini italiane come potete sentire dal cognome, però eh, lui è nato ehm, in Brasile eh, Ovviamente eh, avendo queste origini è eh, molto vantaggiato perché eh, eh, parla italiano, ha studiato anche eh, in Italia, è un avvocato quindi un laureato specializzato nel diritto internazionale, insomma la sua vita è stata ed è. Eh, una vita eh, molto affascinante, e, come avrete visto dal titolo, L'Università dell'Amore, ci lascia già intendere che è stato veramente un bel salto, eh, è una bella scelta eh, di vita. Che per quanto riguarda le nostre tematiche, eh, focus sul mistero della vita, i percorsi nella spiritualità, diciamo che è veramente un bellissimo esempio ecco, per tutti noi. Allora, io farei entrare subito nel, nel nostro salotto Marcello. Eccolo, ben arrivato Marcello, è ben arrivato su Focus 3.0 Mistero della Vita. Uh, ben arrivato anche da parte di Enrico Valentini che è il fondatore di questo, di questo gruppo ma insieme a noi c'è anche la nostra carissima e affezionata Regina Zanella che eh, eccola qua, grazie eh, Regina ben arrivata ecco eh, Regina perché è stata Regina eh, che eh, ha, ha fatto da tramite e, e in, in quest, per questa nostra eh, serata per questo nostro salotto, perché è stata lei che mi ha detto: Sai, Anna, c'è una persona veramente molto particolare che collabora anche. Eh, con me, con quella che è la sua associazione dei sentieri dello spirito eh, e quindi eh, insomma ne abbiamo approfittato subito perché lui doveva rientrare in Amazzonia e allora abbiamo registrato questo salotto. Quindi, eh, cari amici, lo so che magari vorreste fare delle domande. Speriamo che attraverso i nostri racconti voi altri possiate già trovare anche le risposte. Ecco, allora. Io direi di fare iniziare subito a Marcello, cioè, eh, insomma brevemente quello che è stato il racconto, il, il, il percorso fatto no, per arrivare poi a fare una scelta così importante che tu ci eh, racconterai. Allora, intanto partiamo dal fatto che eh, hai un cognome italiano, perché hai delle origini no, italiane, sei di origine mantovana se non sbaglio. Sì, buonasera a tutti, grazie mille dell'invito, cara Ana, carissima, carissima Regina. Spero mm. che possiamo, spero che possiamo <ride> condividere delle esperienze comune per ispirare la gente a cercare un cammino cosiddetto spirituale. Sì, sono, sono nato in Brasile, sono brasiliano, però la mia ascendenza è italiana i miei avi una parte della mia famiglia è migrata in Brasile nel novecento e loro sono da, da provincia di Mantova, proprio in un paesino che si chiama Sermide proprio di lì quindi loro sono partiti in Brasile e io sono nato là quindi io mi sento a casa in Italia nonostante sia brasiliano mi sento molto a casa qua quando sono venuto in Italia la prima volta, io parlavo mantovano, guardi di il dialetto, perché a casa si parla ancora mantovano. Io pensavo che tutti quanti parlassero il dialetto, però alla fine nessuno mi capiva, ho dovuto imparare l'italiano. Però quando sono andato. Voi a Noi Mantua... siamo in autunno, Marcello, mi fai venire in mente che noi siamo in autunno e a eh. Mantova sai che mantova, cioè, eh, tanti la conoscono perché esistono le zucche mantovane. Sì, no? È un sì la mia nonna fa i famosi fiorelli di zucca, no? i fiori di zucca, anche lì in Brasile. Buonissimi, buonissimi. buonissimi. Eh, allora e, chiudo la parentesi e, di culinaria. Quindi mi sforzerò di parlare bene l'italiano. Ma non lo parli, parli benissimo, Marcello, <ride> <ride> lo parli benissimo. So che tu parli anche piemontese avendo studiato a Torino, e quindi ecco. Mi sono ambum a parlare piemontese. <ride> <E> Poliblo. <blocca. ride> <ride> da Boone, eh, come dicono Da come dicono i Piemontesi. Da Boone, davvero, Da boom. bravo, Da Boun. Ecco, allora, dai, vediamo un po' questo percorso bellissimo perché da eh, laureato in legge con indirizzo internazionale, con un'esperienza lavorativa, no, di import e export. Ecco, poi fai questo bellissimo cammino Questo di Marcello non, Questo Marcello non esiste più, però è stato importante, è una fase della mia vita molto importante, ovvio, no? Sempre alle volte la nostra vita è così, è no? una preparazione per qualcosa che non sappiamo ancora, sia sì in questa vita che nell'altra. Quindi, quindi questo Marcello, oramai da tanti anni, perché io ho smesso tutto quando avevo 37 anni, io vedo lì dietro a te una persona molto importante per me, nel mio cammino, che si chiama Siddhartha Gautama, il Buddha. Certo. E... E Buddha... Vedi che lui è rilassato, è sdraiato perché ormai <ride> ha capito tutto. Ecco, sì, lì quando... È... Esatto. Lì <ride> la, si chiama la posizione di paranirvana, quando paranirvana. lui già stava per, uh, per tornare alla patria vera, che è il piano spirituale, no? Okay. E l'ultima frase che Buddha ha detto è una frase che cominciamo così per, per, per uh, pensare un po', no? Buddha ha detto alla, quando stava per partire già per ritrovare la vera patria, che è così... chamiamo morte, però in realtà la morte non esiste, ma va bene, L lui ha detto così. Vediamo in italiano. Eh, eh, sono sono venuto in un mondo di sogno manifestato in forma di sogno per aiutare essere di sogni, di sogno. Io non sono venuto e io non sono stato. È é so. a Questa é a la saggezza de. É, È una è Dimmi, devo una scusa. No, no, dicevo che è appunto una, è una saggezza eh, che è da conquistare. Ah, sì. Sì, in realtà lui anche lui diceva che noi siamo tutti illuminati e che abbiamo dimenticato, no? Quindi che possiamo <ride> ricordare che in certo. realtà siamo figli di Dio già illuminati, però ovviamente c'è questa illusione materiale che, che è molto forte, però va benissimo. Quindi vi Infatti, ringrazio. Alla fine il senso della vita è proprio scoprire che cosa siamo. Ah, scoprire cosa è bello. siamo, no? Sì. Viviamo per scoprire cosa siamo. Alla fine, sì. no? Siamo sì. così. Sì, il senso eh, della A me piace vita... tanto... Eh, scusami. No, no, il senso sì. della vita è vivere, sì. esattamente quello. Eh, quindi è bello. Vivere e sperimentare, questa vita, vero? E eh, eh, Allora tu, per quanto riguarda la, la spiritualità, come dicevi prima, cioè ritornare poi al percorso, a quello che noi siamo, ecco esattamente. Quindi tu, questo percorso della spiritualità l'hai iniziato quando hai fatto questo tuo cambiamento, oppure ce l'avevi già da voglio dire quando eri piccolo, avevi eh, dentro di te già un richiamo? Eh, oppure eh, no, vivevi la tua quotidianità e la tua materialità senza interrogarti tanto, insomma. No? Poi uomo di legge, avevi a che fare con le cose, ecco, Beh, anche con le cose dello spirito comunque, eh, i valori. No, no allora io la mia storia in questa vita è stata bella perché ho scelto bene i, i miei genitori perché il mio papà è cattolico e la mia madre è evangelista. Quindi la mia, la mia casa è, è, è cristiana, così, così dicendo. Però quando ero piccolo era bello perché andavo sia alla chiesa cattolica a fare lì la, la prima comunione, si chiama in Brasile, non so come in Italia, sì, sì, e anche in nel, Italia. È, e nel, e nel, e nel, chiese, nella chiesa evangelica che era presbiteriana a fare la scuola domenicale. Quindi io andavo un giorno domenica uno, un domenica l'altro. Una mia nonna portava a chiesa cattolica, la mia altra nonna mi portava quella lá. Però obviamente, tutti e due seguem o Vangelo de Gesù, no? E eu sempre me perguntava a loro porque, eh, perché cioè loro o Evangelho, però não seguiam o que ele dizia Jesus. <laughs> ele <laughs> quando ali me me deixava um pouco assim, não, quando era bambino. Eh, pois porque... sì. Però anche in Brasile, Io già frequentavo le case spiritiste, case spiritiste e case spiritiste in italiano, giusto? Spiritiste. Sì. Spiritiste. Sì, io già, io già andavo lì perché in Brasile ogni paese c'è una casa spiritista, e quindi andavo lì e mi piaceva molto, però non ero ancora, diciamo così, un seguitore o una... Andavo lì proprio perché mi sentivo bene per prendere veramente un passo. Che è questa imposizione di mani magnetiche che veramente ti, ti equilibra molto. Quindi va bene, io ho fatto lì, questa è la mia gioventù. No? però io fino a 37 anni ho seguito la vita di cosiddetta normale: ho studiato, ho fatto giurisprudenza. Poi dopo mi sono, sono venuto qua in Italia a fare una specializzazione in diritto internazionale. Ho studiato, studiato anche in Inghilterra, poi ho seguito una carriera. Ho lavorato in una ditta multinazionale svizzera per anni che mi ha fatto girare il mondo. Ho lavorato lì per 12 anni. Poi dopo, ho aperto, poi dopo sono uscito di questa ditta ho aperto la mia propria ditta facendo consulenze di, di, di diritto internazionale per grosse, grosse, in, grosse aziende in questo import-export. E lì sono arrivato a 37 anni così in poche parole e io avevo diciamo raggiunto... é um nível de carreira que eu não havia mais imaginado, com muito esforço, muito trabalho, óbvio. però avevo havia tudo, digamos assim, não? De, para um rapaz de 37 anos, já havia tudo. però me mancava qualcosa coisa, havia um voto dentro de mim que não sabia, não sabia o que fazer. Era um voto muito grande. Um voto que não, não sabia o que fazer, me, recordava, me 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 recordava que eu andava Alla fine del lavoro mi trovavo nel mio appartamento ali a São Paulo, porque volevo vivere in Brasília. Sempre ho voluto vivere in Brasília, Nossa, santo que avevo la possibilità de vivere em alto país. Sono vissuto um pouco al Canadá, sono vissuto um pouco a Lussemburgo, però il Brasil sempre, sempre mi è piaciuto, anche fino a Dodd. E, e c'era questo voto, Ana e Regina, não sapevo. Cos'era questo vuoto? Io, quando senti questo vuoto, cosa facevo io? Perché mi piaceva il mio lavoro, mi piaceva tutto, era molto dinamico, era molto interessante, non era una cosa che non mi piaceva, mi piaceva, però c'era il vuoto. Il vuoto cosa facevo? Io lavoravo di più, viaggiavo di più, compravo di più, però il vuoto aumentava invece di, di, di calare. No? Quindi... Quindi Li é stato um paio, um paio d'anni, così. Eu cominciato com 33 anos, magari com a di de Jesus, finché o 37 aniversário, no meu compleanno, li eu. Eu me ricordo que eu, todos os dias, primeiro de andare a lavorare, eu facevo una doccia, no e, e mi mettevo lá a gravata, no, per dois anos, mi guardava allo specchio, metendo lá gravata, e mi chiedevo a me stesso: coisa fácil dela vida? Qual é o senso della vida? Comer mais fácil coisa, não capivo. però obviamente nella vita, não Mi mettevo a corda duma travaier. <laughs> <Mas, risos> Ma realmente... sei bravissimo a parlare Piemontese, Duma travaier. Allora, allora niente, quindi è é andato così e io già anche sono lì al tempo, io ero anche professore di diritto internazionale all'Università de São Paulo. Ele, o cominchiado com IME ali, vi da universitária No weekend, o criado um pequeno projeto social, dove eu andava ali em um quartiere pobre, vizinho lá universitária que em Brasil se si chama favelas, que são no quartiere considerado pobre, não? Mas vai bem. E eu portava com estes a, nele weekend, a andare a lá Per fare capire loro que era possível que loro se esforçassem, se volessem, potevano anche andare all'università, studiare e tudo lì. Então, eu facevo questo ogni sabato, così veloce, e si chiamava Progetto Girasole. <laughs> Beh, allora, então, estou dicendo quello perché io già facevo questi lavori così volontari che a me mi piacevano, però era poca coisa, diciamo così, assim, no? Né? Una volta mi ricordo che io ero nel mio ufficio, dopo mi sono trasferito da San Paolo. Sono andato a fare um giro, perché ancora lavoravo in questa ditta svizzera. E mi ricordo che due anni dopo, di questo piccolo lavoro che facevo in questa favela, vicino a questa università, ho ricevuto una chiamata al mio ufficio. E al tempo, cioè, avevo la mia secretária e tudo, e che ma chi è che mi chiama? Io sono qua e depois, não, tipo, não é privado, mas privado que? Privato, ma privato la minha mama, a minha ragazza, que é? Não, não se si identifica. A detto, tomava bem. E Allora pronto, pronto, tudo. Era uma assim, ragazza que me ha detto: Tu não se ricordi de mim? Eu me mi chamo. Não so ma me ricordo nem o nome, não sei se é Claudete ou Maria, mas coisa não é importante. Me havia guarda, Guarda, tudo me ricordi da mim. Mas duas anos fa, tu sei, Venuto. Ah, qual, dove vivevo io a São Paulo in questa favela eu io volevo ti ho cercato dappertutto e volevo dirti che, che grazie a te, grazie a, da, no, a te, graças a grazie alla tua ispirazione io sono riuscito a entrare all'università. Quindi è lì certo. è stato veramente per me un bellissimo regalo, Eu Io avevo 35 anos. Poi lì ho avuto uma un, un, crise una crisi di salute quando si lavora molto ho avuto un mi ricordo così e eu guardava... Com computer, tudo não vedevo le cose como si sparivano. Eu, eu pensava: Beh, adesso vado a morire. Porque era stato espaventoso. Sono andato um no e lì vicino. Na meu filho E mi ricordo que o medico mi me ha guardato. Il medico era molto giovane, come eu, me, aveva 35 anos. E mi ha detto: Mas, cosa fai tu della vita? Tu, perché tu sei completamente squilibrato, tu não durerai molto se continua così. Me ricordo que são porque sto dicendo questo, porque arrivam dei consigli dall'alto a noi, no? Um pouco, um pouco, per tutti noi. Quindi, bene, quando eu 37 anos, eu já vivei veramente questo vuoto e não sapevo cosa fare. E mi ricordo que al tempo eu avevo uma fidanzata e ela era disperata, não sapeva cosa dare uma mano anche a me. Eu ero in questa situação, era veramente um limite. E não sono arrivato in depressione, niente, però già era già cominciando qualcosa. Então, quello che è successo a me é stato un bellissimo regalo da Dio. Che quando era um giovedì mattino, sono andato a aprire um conto corrente in una banca nordamericana. E quindi, quando sono andato in questa banca norte-americana per aprire um conto corrente, al mattino di giovedì, Nel, 2000, nel 2007 è avuto, è avuto una cosa bellissima, nonostante sembra bruttissima, che è stata una rapina dentro la banca, proprio mm. come dei film americani: no? entravano con la pistola, sì. tutto esattamente quello. Ma in alto, questa è una rapina. Una rapina, guarda. Io ero lì dentro. Tutto bello, con la gravata, tutto, no? abbigliamento, aprendo il bellissimo conto corrente di questa banca nordamericana. E è successo questa rapina. E lì, in realtà, io mi sono trovato completamente fuso e ero molto arrabbiato su di me, non contro i banditi, perché in realtà i banditi sono stati anche gentilissimi, loro volevano solo i soldi della banca nonostante avevano le pistole grosse così, ma va bene. Non hanno fatto niente ai presenti No, ai clienti no, loro hanno detto, guarda, voi, noi non vogliamo niente di voi, niente, vogliamo prendere i soldi della banca. Allora non no, 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 no dar fastidio, state lì zitti ci ha messo tutti un accanto e hanno cominciato lì a provare a aprire lì la cassaforte, proprio come un film, guarda. Sì. E io mi ricordo che sono abbassato la testa così. E era o fuso com o sul de meia. E me, me demandava Mas se eu morissi com adesso como eu fato fino adesso della minha vida? Como é, a cominciato a girare le domande? A me internamente, não, mas eu faço, eu estou fazendo a primeira concorrente, porque eu faço. Questo lavoro uh -huh. Mi é venuto na catarse <laughs> mentale ali. Agora, i banditi sono andati via, e eu sono. E qual é, bello, sabe, porque Ana Regina eu uh -huh. sempre digo eu. Io... Io, io, io mai ho raccontato così le mie storie, adesso faccio volentieri perché la mia motivazione è unica ispirare la gente a cercare un cammino spirituale se, se, se ha veramente questo voto dentro di sé perché io non, non mi piace molto parlare di me tutto, però lo so che può anche dare una mano a quelli che magari sentono quello che sentivo io Quindi la mia ma, ma questo è, è il questo. senso di questi il salotto di Anna Story è proprio questo senso mm. ma allora io, io volevo Voglio dire che poi continuare. Io voglio dire che ho, ho capito una cosa da Dio. Noi dobbiamo ringraziare a tutto, dare grazie a tutto anche lì, quando prima di, di cominciare il programma, no? C'era quella quei problemi. No? Sì, Tecnici, avuto dobbiamo tutti un problemi. No, dobbiamo ringraziare, non capiamo ancora, però c'è sempre qualcosa. Per esempio, io un giorno voglio scrivere un libro. Perché io então, volo che porque... questi é banditi leggono questo é é, é libro e sappiano che non ovviamente per la legge del karma é, é quello porque... che hanno fatto loro è sbagliato, ovvio, che pagheranno il futuro, ovvio, però che sappiano che in quel momento lì loro hanno creato l'università dell'amore. E che hai tanta gente, quindi questo è molto bello, sai, di dire perché male em... il male em... in realtà non esiste. Certo che vediamo tutto questo, però nel piano divino Amore puro, è molto interessante io sto imparando questa cosa ma allora que... quindi hai diciamo fatto quel... questa riflessione hai detto che cosa ho fatto fino adesso sì, nella mia poi, vita sì, la rapina al mattino, sono andato al mio appartamento ero lì fuso fino al pomeriggio la mia testa girava, no? non sapevo cosa fare allora ho chiamato un amico che sapevo che questo mio amico aveva avuto dei grossi problemi familiari che anche lui si è, si è messo lì dentro l'appartamento per tre giorni E que ha fatto uscire, l'ho mato, Lui me ha detto: Não andei a cena, Se eu mandar a cena de sera. e lui me ha detto: 'Guarda, Mar eu era contato a história como era conta dessa E Ele me ha detto: 'Guarda, Marce Marcelo, E se fosse ter, eu il caminho de Santiago, porque ele caminho de Santiago, quando lo fatto, eu trovato as minhas respostas. Magari tu troverai lá e le tua resposta ali, facendo ele caminho de Santiago.' Quindi, Lui ha detto questo giovedì, venerdì ho preso l'aereo e sono venuto in Europa per fare il cammino di Santiago. <laughs> questo é un po' Ariete, no? Gli Arieti quando prendono decisioni. <laughs> Io via. sono Ariete, quindi. E <laughs> <Sì. risos> si parte quindi, via. Quindi lì da dal momento que ho preso questo aereo veramente fino adesso, questo è nel nel 2007 fino adesso na realidade, que eu sono, magari, ancora no caminho de Santiago, não sou mais o Chito. quem que é realtà realidade é o caminho espiritual. Sì. E poi, dali fino adesso, a minha vida é diventada na poesia viva. Na poesia viva. Quindi, a minha vida é a minha poesia. E a nossa vida é a nossa poesia. Todos nós somos poetas della nostra vida. Que possamos ser delle poesie vive. a ispirare la gente, tutti quanti, tutti noi. Bellissimo. Una pausa. Un applauso, grazie davvero. No, sì. no, un applauso, no, applauso, scusa. No, io invece un applauso davvero. Ah, grazie. Perché questa, quello che tu hai detto, le parole che tu hai detto, che noi siamo una poesia, è molto bello. Sì. molto bello, molto bello. Perché... Ma... E... Prego. No, dimmi tutto. No, no, non volevo interromperti. No, poi de lì ha, ha, ha successo delle cose que possiamo fare um programa gigantesco. Qua, però vado a sottolinear as coisas più importantes. Sì. Prima de andare a, Santiago, a, a fare o caminho de Santiago, que comincia in Francia, eu faço o caminho francês sono 800 km a piedi. Ho camminato ah. 800 km. Io ho fatto come l'età de Gesù ho fatto em 33 giorni. Caspita, hai camminato sì. tantissimo, sei fatto 800 chilometri. 800 km sì, ho camminato. Mm. E... Ma prima di andare al cammino c'è una storia bellissima che vi racconto, perché c'è un legame con l'Italia. Io conoscevo già delle persone in Italia, perché avevo un rapporto forte con l'Italia. Cioè, conoscevo una famiglia di Mariano Comenze, vicino a Como, tra mm. Como e Milano, che io considero la mia famiglia spirituale qua in Italia. Nonostante la mia famiglia sangu sanguigna è a Mantova, questa famiglia di Mariano Comenzi, la mia famiglia spirituale, racconto una storia. Perché io avevo un, un forte legame con un signore che si chiamava Regazzo Guglielmo. Allora, prima di andare al Camino di Santiago, io ho preso l'aereo lì, venerdì sera, sono venuto in Italia, ho detto, va, io passo il weekend da loro, lì a Mariano Comenzi, e poi dopo vado in Spagna, in Francia, a cominciare il cammino. Quindi quando sono arrivato lì, sono arrivato sabato. Abbiamo fatto una bella festa e ho raccontato tutto quello che è successo. Io ho detto, guarda, io vado, sono venuto qua solo per salutarvi rapidamente domenica parto all'Espagna per fare il cammino. E ragazzo Guglielmo, Guglielmo mi ha detto, no, ma io vado con te. E lui aveva già 80 anni, 80 anni. io avevo 37, lui 80. Nonostante la differenza di età eravamo molti, molti amici. Che già conoscevo da, da anni. Lui è venuto in Brasile, io venivo qua. vabbè Allora lui ha detto: no, io vado, io vado i suoi figli che hanno la mia età oggi, no? Dicevo: Ma cosa dici, papà? Come vai? Non ce la fai, non me deixa a camminare un quartiere. <laughs> Ma lui ha deciso: no, io vado, ha messo la mano, proprio italiano, não, vado, vado. Allora, detto, allora, allora vieni, no? Vieni da me. Quindi Aspetta un attimo che suona qua telefono. Aspetta, un attimino. Perché questo è un problema grave. Allora, quindi quando siamo arrivati lì, lui ha deciso proprio di, di venire a, di, a fare il cammino. Ha detto, va bene, partiamo domani, allora tu prendi il biglietto d'aereo e andiamo. Va bene. Lui è andato a dormire, no, era sabato. e Anch'io sono andato a dormire, perché lui già aveva anche... Quando io venivo in Italia, lui mi aveva regalato una camera a casa sua, ha detto: questa è la camera di Marcello, che c'è fino adesso. E domenica mattina, prima di partire a, a, a fare il cammino, quello che è successo è una cosa molto forte, però molto bella: molto dura al momento, però molto bella. Lui è partito, è disincarnato, proprio quella sera. Stavo per dirtelo, ci scommetto che è andato via. È é impressionante. Uh, uh. <laughs> Quindi, va bene. é, é ovvio, no? eu avuto ho dovuto spostare un, un po' il cammino. E ha avuto i funerali, tutte quelle storie lì e certo, io ho cominciato a fare il cammino. Nel cammino di Santiago ho imparato molte cose. Tante cose, però vado a raccontare solo piccole cose qua, altrimenti como ha detto facciamo vari <ride> No, dobbiamo capire come è nata poi alla fine, cioè, certo, è, certo. poi si è partito il discorso di creare, che poi spiegheremo che cos'è l'Università certo. dell'Amore. Certo, esatto. Beh, allora, quando, quando c'è un punto nel Cammino di Santiago, che negli ultimi giorni, nell'ultimo giorno, nel 32esimo giorno, che quando arrivi lì si chiama è l'alto, perché tu sai che hai fatto il cammino, perché il cammino non è facile di farlo. Alle volte tu pensa em desistere, tudo, é um paragonamento com a vida. No? Quando ero lì, proprio, ho detto: Ah, ho fatto, finito il caminho de Santiago, porque c'è é solo uma discesa que tutti i pellegrini godono fino a Santiago, porque hanno fatto che que hanno finito. Sono una diecina de quilômetro que é um godere, tudo, é uma festa, sai, tutti quanti. É come dopo do de 800 km, últimos 10, hai saputo che l'ha fatto, hai capito? Certo. Quello momento lì io ho sentito la presenza spirituale del mio amico. Io ho detto, ah, allora sei veramente, hai veramente fatto il cammino con me, no? Nel, per capire un po', sì, poi alla fine quando tu finisci il cammino di Santiago, tu vai lì e chiedi una compostelana, perché la compostelana è una dichiarazione che tu hai fatto il cammino, perché è il tempo. Da gente que aveva molti pecati, faccia il caminho la per peccati, no? Io sono lì, ho chiesto e a vírgula compostelana para se esses pecati, não? E eu sou andato ali, eu aqui estou na Compostelana, não permei, porque eu não vou ler o menor preço do caminho, mas E Eu era contato com essa história ali, para o local, e ele estava muito emocionado, e, e a consenhato lá compostelana a lui, regato Guglielmo, e ha scritto em memória. E Bellissima. io, quando sono rientrato in, in Italia, ho donato alla famiglia, quindi siamo ancora più legati. Certo. Quando ho finito il Camino di Santiago, la bellezza della vita del Camino di Santiago è che la, per la prima volta nella vita mia io ho avuto un dialogo con me stesso. Io avevo capito lì nel Camino di Santiago che avevo fatto tutto quello che tutti quanti mi hanno detto di fare, però non avevo mai fatto quello che volevo fare io. E, e quindi questo dialogo lì no, è stato un dialogo molto bello con me stesso, <ride> che a volte parliamo col mondo e dimentichiamo di parlare con noi stessi. No? Quindi è stato bello perché mi, mi, mi ho coccolato, mi ho abbracciato, ho detto: ma perché hai fatto questa strada? Perché fai tutto questo? Quindi, alla fine del cammino di Santiago, la mia risposta che ho trovato è: Io non sapevo cosa fare da lì in poi. però quello che avevo fatto fino lì non facevo mai più. Per quello L'avvocato Marcello Casoni è morto lì. Questa identità. <ride> Proprio... Ed è nata una nuova identità. <ride> Esattamente. Quindi da lì, nel Cammino di Santiago, ho conosciuto una ragazza tedesca che, che nel, ne, perché nel Cammino di Santiago tu, tu conosci varie, varie persone, no? Ho conosciuto questa ragazza tedesca e lei è insegnante di yoga. Yoga nel tempo per me Io avevo un um pregiudizio con delle persone che io guardavo quella gente lì con l'abbigliamento colorato ho detto questo qua non c'è niente da fare devono andare a lavorare che cosa fanno così cioè che cos'è questi yoga? io avevo questa ignoranza assurda sulla mia testa non sapevo neanche che cos'era guardo però con questa ragazza siamo diventati molto molti amici e al e al fine del cammino ho detto guarda io non so cosa fare però mas qualcosa fácil ela me disse ah allora, se sei livro vem da mim a Mônaco de Baviera rimaniamo lá um po' e tu te explico um pouco o que é yoga e tudo então 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 Allora sono andato lì a então então Baviera, sono mm. rimasto lì então settimana. E prima então rientrare in então lei ha fatto una pratica então então yoga, mi ricordo então a me então então piaceva tanto, então mi piace fino adesso, gli asana. E ero no, lì, a fare fare Lassana, tutto, alla fine eravamo in Shavasana, cioè la posizione no. del, del morto, no? no, no. e eh, Io ho sentito lì alla fine una musica, un mantra, non sapevo neanche al tempo cos'era un mantra, ho sentito questo mantra, mi è entrato nelle orecchie, e avevo capito il mantra, avevo sentito, ho detto no, che bello, io conosco questa canzone, no, che bello, questa canzone, io conosco, ce la faccio a capire. Cosa Dice, esta canção? Quando eu aperto o Lyoki, o próprio Dópoli Mantra, eu visto davanti a mim, fisicamente, di Buda, proprio lì che dietro a imagem de Buda, próprio ali que tinha de Eu visto o Buda ali. E é finito, eu levei o Senhor, eu disse: Mas que música era aquela? Ela é quella aquela ah, ali é uma música indiana, uma música budista. Ah, sim, sì, sim. Sì. A Laura de vado em in Índia. E este mantra se si chama. Gate, gate, para Gt para Sangat Bodhisattva. Esta é uma frase em Sanscrito que Buddha deu nele sua e nele sua ensinamento pio pio transcendental, porque Buddha tinha ensinado três classes de ensinamento, não? Para pessoas de diciamo, così assim, normali, normais, para pessoas que já un em outro nível de consciência e para pessoas transcendental. chama o sutra del diamante. Então, gatê gatê para hâtê para sangatê. Vou dire ultrê. Gatê vou dire ultrê. Gatê de novo oltre. Para hâtê pio oltre. Para sangatê, ancora de pio é oltre". oltre. Bo bodisohra, vou dire é, in e eu eu trovi la minha iluminação. É belíssimo. Vinde sono andato te em E O fato e passe de buda em in Índia. E daí per me è cominciato il mio cosiddetto caminho spirituale. Quando sono arrivato in India, ho trovato i dharma, si chiama Dharma, que são gli insegnamenti spirituali più elevati, che sono le leggi di Dio. Tu hai detto all'inizio que eu sou uma pessoa di legge. Veramente, quando nós seguimos le leggi di Dio, le leggi spirituali più elevate que c'è nel Dharma, que c'è. Nel libro che si chiama Kaibalion di Inhotep, che è un certo. registro, e che c'è nel libro degli spiriti, lì sono le leggi di Dio, che sono uguali, è universale questo. Se seguiamo queste leggi, siamo a posto. Certo, tu hai iniziato con la legge della Terra per poi arrivare alle leggi dello spirito. Vabbè, da qualche parte si inizia, eh, Esattamente. Tante volte è proprio cioè, con questo, vero regina, che tante volte si sì, cioè, veicola Abbiamo anche queste eh, sono come dei, dei percorsi con i, i picchetti no, che ci tengono sulla strada, ecco, uno inizia, no, eh, Da quel percorso lì, perché quello è proprio propedeutico per arrivare ad altro, no? Proprio così. Io non mi stanco di sentire Marcello raccontare il suo percorso. È vero? <ride> sì, perché è molto bello! È già un viaggio, no? esatto. è un viaggio, ascoltare, è un viaggio no? ascoltare la vita di Marcello Ecco, dai, facci viaggiare in India. Quindi, eh, sì, baglio, infatti, è un testo molto bello. Eh, sì. Ebbè, allora, quindi, dopo di quello sono rientrato in Brasile, ho abbandonato il mio lavoro, ho venduto tutto e sono andato. Sono andato ho creato un piccolo centro di meditazione e di studi spiriti, spiritisti. E uma bellissima isola a São Paulo que se chama Bela. Então, lì ho creato questo posto bellissimo. Que eu, siccome não sapevo niente delle leggi spirituali, como disse, eu disse, ho creato um posto dove potevo invitar delle persone que sapevano per offrire lì nel weekend workshop, conferenze, e così potevo imparare. Então, eu ho fatto questo per cinque anni. In questa isola bellissima, e poi lì, alla fine, viene la vita In outra maniera, e mi ricordo que é venuto um ragazzo e me ha detto: Mi ha raccontado um pouco a minha história, como história contada per voi. E questo ragazzo, anche un altro instrumento di Dio, me ha detto: Ah, que bello! Allora tu hai abbandonato la vita materiale, cosiddetta, che era incarcerato, e era na tua prigione mentale, e adesso tu hai, ti hai messo un'altra prigione mentale, porque hai uma vista bellissima, qua edonista. In questa isola. <laughs> e quando eu digo não, Madonna, velho, porque eu havia abandonado a vida maria, avevo havia na vida belíssima de cinquenta, a vida tropeidonista, pensava só na média, no era um centro eh, um centro de meditação e estudo espiritual e eu havia na vida cozinha libera não? Perdão não estava bem, põe ali, coloque teatro de novo, a ver com Benedetto Voto, peró, aquela volta ali eu havia avevo li insegnamenti spirituali e dali lì ho detto: beh, sono rimasto cinco anos in questa isola, fino a 40, 42 anos, 40, 42. e quando ho cominciato a sentire questo voto de novo, ho detto: no, adesso basta, adesso vado veramente a praticare este ensinamento. E dali lì è nata a Universidade Da lì che ho cominciato veramente a esforçar-me. E puntare tutte le mie azioni di corpo, delle parole della mente, praticando questi insegnamenti spirituali. E questo insegnamento spirituali non è niente di più, niente di meno che solo, solo in tutte le nostre azioni di corpo, di parole di mente, praticare l'amore incondizionato. Incondizionato, scusa. Cioè la carità. Quindi, li é nato na Universidade do Amor. E quando é stata uma história belíssima, porque eu avevo. questo eu volta a não. Adesso eu não ti logo escusa. Já ó, quest'insegna mente. Já ó, o Dharma. Já ó, tudo. Basta praticar. Não tinha escusa adesso. quindi ho eu cominciato veramente a praticar. E sou um praticante fino adesso. E sarò um praticante eterno. <laughs> Ma senti, era quando è nata quindi l'università dell'amore era il 2011. Esatto, io avevo scritto già in questa isola l'idea che sarebbe l'università dell'amore, però avevo scritto come un embrione, no? ho lasciato il mio computer, però la pratica è cominciata nel 2011. Quindi la storia è anche, anche bella perché sì. dopo di cinque anni ho vissuto due anni praticando questi insegnamenti spirituali più elevati, di una maniera molto, molto particolare. Era stata la mia maniera che ho trovato di praticare, perché la bellezza della vita è che, come ha detto te, noi, praticare l'amore può essere in varie forme, varie in varie maniere. Tanti modi, tanti certo, modi. Certo. Per esempio, eh, se un panettiere fa il pane con molto amore, quella lì è una pratica assurda. Certo. Por exemplo, se, se parliamo deles del Budismo, c'è il maestro Dogen, mestre Dogen che ha creato il Zen Budismo, lui ha ricevuto le sue insegnanze più elevate del cuoco della della cucina del monastero do monasterio onde ele Viveu lui. Então, Quindi quando facciamo qualcosa, che sia la cosa più, diciamo, cosiddetta banale, o la cosa più grande, l'importante è é avere amore e lì è é una pratica spirituale fortissimo. Então, Quindi, é questo è che non 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 possiamo dobbiamo fare il il più piccolo possibile ma con molto molto amore questo è bello sì, questo è quello che eh, crea la differenza che viene sì, riconosciuto le persone esatto. riconoscono no? vero regina cioè quando esatto. eh, nella nostra vita cioè quando facciamo le cose cioè, come dicevi tu Marcello le cose più semplici più banali quando certo. sono fatte con l'amore le persone sentono no? questa certo. differenza mm. perché percepiscono ah. quell'energia lì Dell'amore con cui è stata fatta quella cosa. Esatto. Mm. Ma Siana mi permette, ma da lì da questa isola all'Amazzonia come si è arrivata? Allora, Era la domanda la che volevo fargli anch'io. Non sono ancora lì, in Amazzonia, no? Ecco, aspetta che dobbiamo <ride> viaggiare ancora un po'. No, andiamo, stiamo pellegrinaggio. Abbiamo <ride> il biglietto aperto noi qua. Quindi da dove Sono ci... Sono Da, da, da questa pellegrino. bellissima isola davanti eh, di... Allora, isola è eh, bellissima, si chiama ecco. Ilia Bella, molto bella. Isola bella. Molto isola bella. bella. Eh. Molto bella. Sì, isola bella. E quindi, eh, da lì ti sei... Preferito. Paradiso da Dio, anche ecco. come l'Amazonia. Okay. Daí depois okay. eu vejo questo vuoto. Ho detto: Não, adesso comincio a praticar. E cosa ho fatto? La minha ideia fantástica. E ho una, un um motorhome, que é uma vecchia Combi 79, que é um camper vo Volkswagen. Mm -hmm. E lì ho riempito questa camper, que era um motorhome de todos os libri possíveis e de principalmente del budismo mas anche altri livros spirituali. E io ho detto, va da praticare, perché tutti i cammini spirituali dicono sempre la stessa cosa, tu devi così dire eh praticare la carità. E quindi ho detto, va bene, cosa faccio io che non so fare niente, perché un avvocato non è che sa fare molte cose. Allora ho detto, vado a fare un cinema per le le popolazioni più più cosiddette povere possibili, e immaginabili. Quindi facevo questo piccolo cinema in questa, film, in questa sì. un cinema. Io andavo in comunità povere, nelle piazze, in posti così e facevo a far vedere questi cinema a questa gente. Quindi è stato ah, bellissimo. Ma quindi cioè, cioè tu facevi un cinema vagante e facevi vedere esatto. delle cose? Ecco, esatto. Era un cinematografo Io... vagante all'aperto. Esatto. Presumo, esatto. No? E quindi facevi vedere. E eu vivevo dentro com esta máquina que é a máquina é o cinema. dar dopo vi mando uma foto que é Quindi Então, eu vissuto lì, dois anos. Ho diretamente Sud a... do Sudamérica. Sono sceso fino a lá a del Mundo. Que se chama Suaia, o Partido certo. sono Eu andato arrivato lì con a Volkswagen, <risos> e <risos> poi ho <eu risos> fatto ali. e eu andavo... eu, eu, da... parentesi, da quando sono nato io ho una passione in Brasile, ho una passione per la popolazione indigena. Nonostante la mia origine italiana, so, ho la pelle bianca, però gli indigeni per me sempre li, li ho visitati, sempre li ho cercati dappertutto, anche quando <ride> lavoravo lì in quella d'Italia lì. Gli indigeni per me sempre sono stati cari fratelli, molto, molto vicino a me. Quindi quando ho fatto com giro, io sono andato a visitare tutte le tribù eh, del Brasile e del Sud America, andavo a visitare e loro. E facevo il cinema sempre insieme a loro. Non solo a loro, mas principalmente a loro. Quindi sono andato a visitare tutte le tribù brasiliane, ho ho visitato le tribù argentine, le tribù cilene, o tribù boliviane, peruviane. Quindi dove vado io cerco de, degli indios. In Italia sto cercando Ho trovato però incarnati nella pelle bianca, no però già ho trovati qua anche. Che noi stiamo raccogliendo la tribù dell'amore che si è persa nel mondo, adesso stiamo reagruppando. Quindi lì sono, sono rimasto lì due anni in questa bellissima cosa, cioè la mia maniera di... di Praticare carità al tempo era fa fare questo cinema e i bambini piacevano un casino. Al tempo non aveva internet, non aveva niente, quindi è una cosa bellissima, no? Come c'è in Italia questi paesi che fanno il cinema all'aria aperta, che è un, è un movimento, bellissimo. Non so se c'è ancora in Italia, però quello mi piaceva molto. Io adoro il cinema all'aperto. Purtroppo esatto. non ce ne sono più tanti, però, eh. nelle, nelle, nei posti delle eh, località marittime, così di ci sono ancora ecco allora tu, allora, tu, immagini, sono. Allora, allora tu immagini arrivare a un posto così che non c'era niente arrivare a una combi che si faceva sì. un cinema era un evento unico sì. eh, ma l'Amazzonia quando sei arrivato in Amazzonia allora st stavo andando verso l'Alaska quella sarebbe la mia sì. destinazione finale l'Alaska no io ero nel mezzo del deserto dell'Atacama Completamente cosiddetto solo, mas muito pieno de mim. E eu ero completamente, não avevo più voto e ho detto: Questa è la mia vita, não voglio fare un'altra cosa che non questa. Voglio vivere proprio così vivere il presente, vivere ogni giorno in un posto, conoscere gente, fare portare alegria. Porque si chiamava Progetto Alegria sulle ruote, perché portare alegria alla gente é a coisa più bella che c'è. Che un piccolo cima faceva la gente allegre e felice, quindi quello lì per me mi gonfiava il mio spirito. Io ero una persona ero extra piena, come sono adesso, ma ero molto, molto pieno di me nella pienezza cosiddetta. Io ero lì nel deserto dell'Atacama da solo e mi ricordo che sono andato a meditare un po' sopra il mio motorhome, il mio camper, la mia casa rodante. E deserto da de Atacama, tinha um chelo belíssimo, pieno de stelle como na Amazônia. É como ali c'è il giorno qua in Italia que quando le persone escono per vedere le stelle c'è un giorno speciale. E belíssimos. Então, Allora, io ali estava meditando tranquilo, feliz, pleno, e eu senti uma voz. Vai na Amazônia. Dito cosa? Vai e na Amazônia. Quindi da eu ho deciso, vado in Amazônia. Ho preso la mia combi, la mia macchina lì, e sono andato fino alla all'Amazzonia. Sono andato fino dove si poteva raggiungere in autostrada, e da lì sono fermato e lì ho cominciato l'Università dell'Amore. Ho cercato un terreno che volevo proprio in mezzo alla, alla foresta, alla giungla che si arriva solo in barca, dove oggi è la sede dell'Università dell'Amore. E sono andato lì. Per, ho visto un albero bellissimo. Que l'albero é del Dharma, l'albero uguale come Buda si é illuminato, igual alberi que San Francesco meditava. Porque eu posso raccontare questa história del paragone tra San Francesco e Buda, le storie sono uguali, identiche, são, são bellissime, Uguale, impressionante, ma igual. E poi lì ho esse questo terreno e sono andato lì, ho detto: adesso vado a praticare veramente ancora di più e approfondire la meditazione. Come ha é fatto, diciamo, Buddha, no? Ho detto adesso mi metto qua, voglio trovare la minha illuminazione. Guarda la minha arroganza. <laughs> Quindi, però avevo questo in mente. Sono arrivato lì e ho comprato questo terreno e lì ho detto, beh, qua mi metto qua e vado a gli insegnamenti più profondi di Buddha proprio. E ho detto adesso mi metto qua a Fare questo, quindi sono arrivato in Amazônia. Allora, quando imagini te in mezzo alla foresta da solo, um uomo bianco come me. Gli le persone que vivevam lì attorno a me, cosa non penso, cosa hanno pensato? Ma chi è questo qua? Questo è pazzo, questo è un bandito, questo è scappato dalla polizia. Cosa fai, uomo qua solo, senza nessuno? Loro avevano paura, non paura, loro erano curiosi, paura, avevo un mix di tutto, no? Perché non c'entrava niente, non, non, mi, certo. non mi conoscevo. E io ho detto, beh, io devo pre almeno presentarmi a questa gente, fare ciao, come stai, come vicino, portare un regalo, no? Almeno, dire, almeno mi lasciano in pace per meditare tranquillamente, perché sentivo i rumori, no? Allora, di fianco a questa sede, il terreno, c'è un villaggio. Um villaggio, e eu deciso de andare ali um sábado. Eu falo, não, próximo sábado vado ali e, e vado a apresentar-me a questa gente, porque sábado c'è sempre um calcio, uma coisa brasileira, sábado mattino, sempre c'è una riunione di tutte le famílias. Então, quando sono andato ali in questa comunità, mi sono presentato, ho visto tutti quanti. Ah, cosa sei venuto a fare? Eu detto: não, sono venuto a meditare. Loro, mas cos'è é meditare? Uhum. Não, não capivano. Ah, véi até come pregare a Dio, na maneira diversa de pregare, allora no capítulo Pio ou meno. Però mi me sono presentato, ho detto: Não, eu sou de São Paulo, que São Paulo, do onde eu sou originário, fino ali sono 3.000 km, quindi come. É... Mas, niente, lì, quando sono arrivato em questo villaggio, Eu visto lì una bambina. Essa bambina se si chiama Suzy. E lei aveva na boca gonfia, così, guarda, gigantesca. Quando eu ho visto questa bambina. Mi ha toccato il cuore. Ho detto, ma chi é il padre di questa bambina, La madre. E il padre era lì caduto per terra completamente ubriaco. La madre não c'era, non esisteva. Quello que curava la bambina era uma vitina loro que mi ha detto: guarda, io non ho responsabilità con questa ragazzina. E I, su i suoi genitori sono irresponsabili, però, na mano doma non c'entra niente come. faccio per umanità. Ho detto, mamma mia, mas o problema lì ela é não mas já já é tanto tempo que que há esta boca gonfia. eu disse mas por que não porta um médico da qualquer parte ele me a me aguardado me médico médico <laughs> médico Eli Ana E o eu capito Vero eu mm. ele mundo que avevo eu que Vero. e eu ele me ha colpito muito porque o que eu fato fine? fini eu fato delas fotos ao tempo Output preso ali na barca que a vevo, só andato lontano, só o permandário. com foto a um amigo meu médico, de São Paulo, e estou falando de nove anos fa. Ele, meu amigo, médico, me ha Não, Marcelo, questo não é um problema de médico, questo é um problema de dentista. Tu deve cercar um dentista que sempre deu um abscesso dentário. E quindi li eu cercato cercado de um dentista. É, obviamente l'ho portado la bambina ali. Poi, dopo, depois, dopo, visto la problemática enorme do que vivevo eu. E finalmente, ho dato na mano ali alla ragazzina, se é messa a messa posta. Poi, dopo, quando eu sono rientrato militar, eu ho pensado: Mas, isso aqui é um caminho muito, muito egoísta, meu. E estou cercando o mio mentre il mondo attorno a per terra. E quindi, então, dali, eu cominciato a visitare tutte queste famiglie ali. attorno a me e vedere la loro realtà e quindi lì ho visto che la realtà lì è molto, molto 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 dura e quindi da lì ho deciso di cambiare il mio cammino ho detto no, adesso comincio a praticare un cammino diverso io vado a sforzarmi a essere utile e a dare una mano a questa gente che vive attorno a me quindi da lì ho cominciato a e così ho cominciato a invitare delle persone a venire, a visitarmi, a, a dare una mano ed è lì è nata l'Università dell'Amore, che dopo nove eh. anni c'è molto da fare, molto lavoro da fare. Ma e tu, ecco, adesso io vorrei chiedere a, a Regina, ma tu come sei entrata? Perché mh, so che c'è un rapporto di collaborazione, no? Tra te e Marcello, ecco qual è il motivo per cui cioè, vi siete poi incontrati avete deciso cioè, di, eh, certo, insomma c'è un, anche eh, una, una vicinanza ecco, per quella che è la tua sì. origine, ecco, ma eh, ecco, lui è entrato a far parte anche del vostro percorso, no? Come eh, sentiero dello spirito, no? Nella tua associazione? Consapevolmente è stata la motivazione, giustamente, la filosofia spiritista. Mm. E, e proprio oggi ricordavamo questo e lui mi raccontava come ci siamo conosciuti. Praticamente lui cercava un gruppo spiritista in Italia, in Europa. Nelle volte, le prime volte che era venuto non l'aveva trovato. E, e pensiamo che attraverso la federazione spiritista nel suo stato o qualche suo amico aveva dato il nostro contatto a Milano. E così è successo. Lui ci ha contattato e è venuto a trovarci. È incominciato lì. Abbiamo incominciato a parlare, lui ha cominciato a raccontare la sua storia. E lui era venuto con una proposta di fare un discorso. Io l'ho cambiato un po' perché ritenevo che questo, per quanto riguarda l'Amazzonia, fosse più interessante ancora, eccetera. E, e così è ancora oggi come ho come recentemente lui ha detto, ah, vengo a parlare allora della medicina spirituale. Io ho detto no, non ancora, parliamo eh sì, ancora perché... dell'Amazzonia, <ride> E stiamo ancora a <ride> Quindi è interessante il fatto del suo percorso, perché quello che lui ci ha raccontato anche a noi in questi giorni è che nonostante, o meglio, nonostante no, tutto questo percorso che lui ha fatto, lui ha trovato nella filosofia spiritista una sintesi di tutto ciò che lui ha visto e quindi questo è quello che è servito a lui poi di un tipo di guida ma anche una, una direzione perché lui dice io ho trovato nella filosofia spiritista, poi può dire anche lui, una sintesi di ciò che ho visto in Oriente, in Occidente, eccetera, più un qualcosa in più per quanto riguarda la di là. E quindi avevamo come base sì. La questione spiritista, ma come un discorso più ampio più aperto è quello proprio legato all'Amazzonia, all legato al Brasile e, e è legato alla nostra origine, perché eh, sono sicura che lui la pensa come me, i brasiliani sono indigeni. tutti indios. gli altri origine <ride> sono certo, aggregati, sicuro. Sono certo, indigena, no. esatto. la popolazione indigena, esatto. La sì, perché erano loro che erano già lì quando sono sì, arrivati sì. i portoghesi questi questo 500 per la, tra virgolette per indottrinare, no? per i brasiliani, eccetera. Ed è interessante, e questa è storia per noi. Che i portoghesi con gli indies non sono riusciti a combinare niente a diversità, poi che hanno, dovuto, hanno cambiato tutto e hanno portato poi. Mi spiace per loro che è il nostro CAMA in Brasile, a portare gli africani come schiavi, ma non sono riusciti a rendere schiavi gli indios. E nonostante fossero già lì, nonostante siano, uno si pensa, ma poveretti, sono lì in mezzo, a, per dire, no? in mezzo alla foresta, chissà, non conoscono niente. Però la loro ricchezza è proprio questa, e Marcello si può anche raccontare, perché la loro forza è questa, e nonostante tutto, questa è anche la loro unione, la loro consapevolezza, la loro non contaminazione, tra virgolette, con la nostra società. E loro hanno scoperto molto prima una cosa. Da Dio si va direttamente, senza intermediari. Quindi la loro connessione con il mondo spirituale e con gli spiriti è spontanea, è naturale, avviene, punto. E per loro non c'è niente. Quindi, nonostante possa sembrare che non abbiano niente, che vivono anche la problematica del mal di denti, per poter dire, per modo di dire, d'altra parte sono molto più forti spiritualmente, molto più forti anche nella considerazione del prossimo, cioè del familiare, l'importanza di essere uniti, di stare insieme. E quindi adesso io passo la parola a Marcello perché lui ha... <ride> Relazione. La relazione, la relazione, certo, importante è quello, sicuro, ecco, ecco ma ehm, a me piace molto questa definizione che tu fai dell'Amazzonia, Marcello, no? che consideri l'Amazzonia il giardino di Dio, no? questa, questo tuo modo no? molto, è molto esplicativo, ecco, per quanto riguarda appunto la visione così molto più spirituale ecco, delle cose della terra ecco, e delle realtà della terra mm. dimmi, dimmi no, che mi, scordo, Anna, mi scuso e, e con Marcello adesso più di, più di recente stiamo maturando anche questa cosa perché c'è una frase molto bella che o più o meno così che Marcello dice no? molti parlano dell'Amazzone ma chi conosce l'Amazzone? Eh. E quindi ciò che si parla, ho visto anche la settimana scorsa in televisione in Italia che dicevano delle cose giustamente perché erano andate a intervistare delle persone, eccetera. E ogni volta che trovo queste notizie che arrivano qua dall'Amazzonia, la giro a Marcello, ma questo è vero? E puntualmente lo dici: no, tutti parlano dell'Amazzonia, ma nessuno conosce l'Amazzonia. Quindi il nostro intento adesso è di organizzare anche di avere delle. Un percorso dell'anima per far sì che chi si interessa vada davvero a conoscere l'Amazzonia con chi è lì e chi la conosce per davvero. Quindi questo è un nostro progetto abbastanza recente. Ecco. Beh, molto, è, un, è, un, è un progetto molto, come, come dire, molto alto. Ecco. Di grande livello, ecco, di grande spessore, cioè che sicuramente eh, cioè, noi di Focus 3.0, quel che potremo fare, eh, lo faremo per appoggiarlo. Eh, anzi, voglio invitare i nostri amici che ci seguono, se c'è qualcuno che è interessato, vedete nel sottopancia scorrere il, il sito e il numero di Whatsapp che voi potete fare per. Mettermi in contatto no? con Marcello. E, e quindi, anzi, io vorrei eh, far vedere questo, questo video che è stato fatto sull'Università dell'Amore, in modo che possiate rendervi conto di quello che poi eh, è come il, il cammino di Santiago e di come i rapinatori della banca, tornando ancora più indietro, cioè siano stati fautori ecco, di questo bellissimo progetto che si è concretizzato, no? che io adesso vorrei mostrarvi a pieno schermo, così lo facciamo vedere ai, ai nostri amici. Eh? Osa amare Dormì e sognai che la vita era gioia. Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. Servi ed ecco che servire era la gioia. Tagore. Rio Negro, Amazzonia, Brasile. Sostenere ed educare. Siamo l'Università dell'Amore, un'organizzazione umanitaria senza scopo di lucro, autogestita, libera e indipendente, formata da un gruppo di amici uniti dalla volontà di mettere in pratica l'amore incondizionato, con iniziative nei settori della salute, dell'educazione e del lavoro in comunità remote e isolate dell'Amazzonia, in stato di estrema vulnerabilità sociale. Il nostro aiuto è volto soprattutto ai bambini, i nostri Kurumim, bambini nella lingua indigena. Nel settore dell'educazione la nostra pedagogia è semplice e diretta. Per quanto riguarda la sanità, disponiamo di un battello ambulatorio, il PADMA, sul quale nelle nostre spedizioni regolari offriamo cure mediche e dentistiche, distribuendo gratuitamente medicinali allopatici e fitoterapici prodotti da noi. Pratici e laboratori di formazione professionale e attività culturali svolte nella nostra sede sita nel cuore della foresta amazzonica, in un punto equidistante tra gli oceani Atlantico e Pacifico, nel meraviglioso parco nazionale di Anabilianas, a Novo Airao, nello Stato dell'Amazzonia. È lì che accogliamo i nostri insegnanti gli studenti e i volontari e organizziamo le nostre attività educative oltre che in piccole case nelle vicinanze che appartengono a noi e alla comunità. Nel settore lavorativo, grazie alla formazione dei nostri studenti, sosteniamo e sponsorizziamo microimprese di artigianato che producono magliette, marmellate, pane, peluche e la Comex, dando loro la possibilità di conquistare l'autonomia e lo sviluppo umano grazie a un lavoro dignitoso. Insegniamo anche la prevenzione, offriamo consulente e consigli terapeutici a lungo termine. L'Università dell'Amore ha bisogno di aiuto e di amici che la sponsorizzino, i quali, insieme a noi, possano continuare in questo grande lavoro in piena foresta amazzonica, a bordo del nostro battello ambulatorio Padma. Vieni anche tu, ascolta la nostra chiamata. Vieni e partecipa a una delle nostre spedizioni. Sii sì uno dei nostri volontari. E diventa anche tu il giardiniere dei fiori più belli che crescono nella nostra Amazzonia, ossia i bambini indigeni. Rispondi al nostro appello, accetta questo invito eccezionale e vieni con noi per osare amare. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. È veramente, veramente bello. Cioè, pensavo mentre guardavo queste immagini a come davvero il male sia strumentale per il bene, no? Di come eh, questa esperienza che hai fatto tu in quella banca, no? di questa rapina, che è stato l'incipit, no? Sì, in tutto dai grazie, in tutto dobbiamo capire che c'è, perché Dio è amore puro, no? Quindi l'Università dell'Amore è un gruppo di amici volontari, io vi invito tutti a venire a conoscere l'Amazzonia, come ha detto Regina, molti parlano dell'Amazzonia, pochi sentono quello che l'Amazzonia c'è da dire. L'Amazonia è un posto bellissimo, è il centro delle radiazioni bioenergetiche dell'orbita terrestre. E lì, in, quel, in quella, quella nostro, nostra barca, vi invito tutti a venire a sentire questa energia che muove univer gli universi e le galassie, che è l'amore. Dio è puro amore. Quindi, uno dei nostri ispiratori principali è uno italiano, si chiama Di Assisi chiamato Francesco, Francesco D'Assisi. Noi abbiamo celebrato l'ultimo 4 ottobre, che è la sua data simbolica, che è il patrono anche dell'Italia, è il nostro anche giorno che celebriamo il nostro compleanno. Siamo già nove anni facendo questo lavoro in quella barca lì e veramente abbiamo bisogno di persone che vogliono praticare l'amore incondizionale abbiamo bisogno di voi che si vedete questo bellissimo programma io ho raccontato tutta questa mia storia che non è importante la importanza è veramente il lavoro che facciamo adesso lì e non sono solo io è un gruppo niente fa nessuno fa niente da solo e allora vi invito veramente perché è la migliore maniera di poter dare una mano a noi a questi bambini che sono i fiori più belli che nascono nella foresta sono i bambini indigeni de, della che voi potete venire a... noi organizziamo come ha detto regina delle spedizioni spedizioni solidali uno ha un'esperienza un'esperienza unica che trasforma veramente che si può sentire a se stesso sentire a dio sentire a suo angelo custode facendo quello che ha insegnato gesù e tutti quanti i maestri più elevati sempre praticare amore e lì veramente ci sforziamo per praticare amore quindi ringrazio regina ringrazio a tutti voi che avete sentito questa storia perché l'unica motivazione veramente è che voi potete venire fare parte della tribù dell'amore perché è con l'amore che cambieremo il mondo e parlando di Francesco di Assisi, lui ha detto una cosa bella: cominciamo a fare delle cose piccole, poi dopo, e dopo certo. vediamo che facciamo quello che non abbiamo neanche pensato, perché in realtà questa è un'opera di Dio. E, e quindi quando io vedo questo video, non vedo l'ora di tornare là e stare alla barca <ride> lavorando. E noi eh. è, bello, è bello dire come partecipare le persone che. Sono interessate possono entrare in contatto con noi, con Regina, lì nel Sentiero dello Spirito, sì. anche con Ana, che è lì il nostro sito, il nostro WhatsApp. Perché noi riceviamo delle persone per partecipare di queste spedizioni solidarie Come funziona? Noi partiamo sabato di una grossa città che si chiama Manaus e rimaniamo lì in foresta fino all'altra domenica. Quindi sono nove giorni di intensa trasformazione in un un'esperienza unica. Che invito sia Ana che Regina che tutti quanti. Grazie, ci attrezzeremo che insieme, per organizzare certo. insieme osare sì. amare. Certo, tu lo sai che anche noi lo facciamo, anche noi su focus, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare questo tutti i giorni, no? di, di portare amore, di, di, di dare l'opportunità alle persone di trovare una strada per fare un percorso spirituale, iniziare certo. magari a farlo. Io vedo, eh, tante volte ci scrivono questo, no? e dicono che guardando Focus hanno avuto eh, l'opportunità di conoscere delle realtà nuove, di sperimentare eh, quell'aspetto della loro vita che magari non hanno mai sperimentato, che hanno iniziato a conoscere magari in seguito a un grande dolore, per, una, per un lutto, per una perdita, ecco. Alla fine, no? eh, come diceva il mio grande amico, come dice il mio grande amico Lama Kensa Rinpoche, eh, dice, una vita vissuta senza un percorso spirituale è una vita incompleta. No, è, è una vita completa, ecco bene. Direi che potremmo chiudere questo nostro bellissimo salotto. Veramente, Marcello, grazie perché ci hai raccontato questa tua vita e ci hai fatto vedere ecco, attraverso le tue parole come eh, sia importante eh, eh, fare un cammino. Osare a fare un cammino, anche di fare un cammino, no? e, e come solo camminando si possa arrivare a fare quello che hai fatto tu in questo giardino di Dio, come tu dici, ma dove la vostra bellissima barca, il vostro bellissimo battello. Fatma, lui stesso è un giardino di Dio, no? Sì, esatto. <ride> perché sì, e, sì. guardando queste immagini, no? C'è cioè, le cure, tutto c'è, cioè, dici quello è veramente quindi è un giardino di Dio, è un giardino dentro un giardino, ecco. Esatto. È un giardino dentro un giardino, quindi veramente ancora tanti 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 complimenti Grazie. a te come uomo a te come uomo no? ringraziamo anche eh, gli assaltatori della banca che non hanno fatto <ride> una cosa bella però non sapevano non sanno magari chi lo sa un giorno lo sapranno oppure magari vedendo questo questo nostro salotto perché sappiamo che che ci vedono un po' da tutte le parti del mondo, magari si ritrovano a, a vedere e a riconoscere. Speriamo, perché almeno eh, così daremmo anche a loro cioè, un segnale eh, molto forte come quello che tu hai dato eh, in, questo, in questo nostro salotto, dove eh, è stato molto stimolante eh, il tuo racconto e ci ha fatto capire come davvero cioè, bisogna camminare, nella vita bisogna camminare. No? Ecco, allora Regina, ringrazio anche te infinitamente perché ci hai dato l'opportunità di ospitare una persona così speciale come Marcello. Eh? Noi siamo qui. A te e <ride> Enrico eh, per averci ospitati. Sì, un saluto caro quindi anche da tutti i nostri amici che vedranno ecco questa, questa puntata del, del, del salotto. Eh, noi siamo qui e quando Marcello vorrei venire a raccontarci eh, le nuove cose, i nuovi traguardi, le nuove esperienze. Eh, io penso che tu resterai lì per un po', non credo che ti sposterai molto da lì, ecco, no, no. <ride> non lo so, ho un presentimento, ecco. Credo che questa volta tu sia arrivato in porto, ecco. Ma sì, non si sì. sa, la vita è in permanenza, no? come ci Sempre. insegnano. Ecco. Grazie a Dio. Ecco. E quindi prendiamo quel che la vita ci porterà, però camminiamo eh, tutti insieme. Allora, grazie ancora infinite Marcello, grazie eh, Regina, grazie a voi cari amici, io vi do appuntamento al prossimo eh, salotto di Anna, grazie per averci scelto e a presto.